Scusatemi, era partita, mi era arrivata una telefonata. Allora, dicevamo per la bilancia che qualcuno nuocerà alla vostra situazione, ok? Sono terminate le bugie o meglio termineranno, ok? I momenti difficili finiranno finalmente, perché la settimana scorsa eravate veramente messi male. E se avete avuto o tutto questo vi ha provocato problematiche o piccoli litigi con il partner, il tutto chiaramente si risolverà e verrà portato a termine. Avete comunque dei dubbi voi? Voi non tanto come se fosse non tanto vi fidate dell'evolversi della situazione e quindi avrete dei dubbi. Però io vedo dei cambiamenti, vedo delle comunicazioni, dovrete comunicare qualcosa, avete voglia comunque di mettere su famiglia, avete bisogno di sposarvi. Quindi ci possono essere magari dei figli, quindi inizio anche di una gravidanza, o potreste pensare ad avere un figlio. E fate comunque attenzione perché potrebbero esserci delle incomprensioni semplicemente perché ci possono essere dei malintesi che vi possono far chiudere dei malintesi dovuti magari a un po' di gelosia o da parte vostra nei confronti del partner o da parte del partner nei vostri confronti o viceversa se si tratta di lavoro, cioè è uguale se si tratta di lavoro, però possono essere soltanto, ripeto, delle incomprensioni, delle incomprensioni che poi dopo andrete a chiarire. E vi renderete conto, quindi è una cosa che riguarda più voi, vi renderete conto che magari il vostro comportamento è stato sbagliato nel dover pensare male. Oppure potrebbe anche essere che il comportamento della persona è stato magari errato, è stato sbagliato nell'aver pensato male su di voi. Ma guardate, amici della bilancia, per fortuna è una settimana di sollievo, quindi vedo per voi veramente del sollievo. Andate avanti mirati sulla vostra strada. All'inizio, ecco, della settimana state attenti, cercate di capire di più, di smascherare, di portare alla luce questa situazione o questo qualcuno che vi sta provocando comunque del malessere ormai già da un bel po' di tempo e chiarite con la vostra dolce metà o con il vostro dolce metà. Io vi auguro un buon proseguimento di Ferragosto, di giornata anche, e ci sentiamo presto.